Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Lo so, avete ragione, vi ho fatto aspettare un po', ma oggi torniamo con un nuovo video che riguarda tattiche e istruzioni. Difatti, nelle ultime settimane ci sono state tutta una serie di modifiche al gameplay che hanno inciso in maniera maggiore e minore e che, nonostante non mi abbiano fatto variare lo spartito classico di quello che è il 4-3-2-1 di cui vi ho parlato quest'anno non so quante volte, ci ho trovato una serie di chicche che inizio a condividere con voi a partire da oggi e ci andiamo a vedere proprio in questo video il primo modulo in questione. Oggi parliamo del 4-4-2, che quasi potremmo definire all'italiana, modulo che è stato reso famoso dal Milan di Sacchi, dal Milan di Capello, ci ha vinto anche Ranieri la Premier League in epoca più recente con il Leicester, ma è una formazione che possiamo dire quasi standard, no? Abbiamo 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 attaccanti. L'idea di base di questo modulo quale deve essere? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda i due difensori centrali, qui non abbiamo bisogno di grossi ragionamenti perché dobbiamo avere i classici difensori quest'anno forti fisicamente, ma soprattutto rapidi, per star dietro agli attaccanti, nella maggior parte dei casi Lengti, che altrimenti ci triturano. Per quanto riguarda i terzini, qui dobbiamo andare a giocare, perché uno deve essere, secondo me, un terzino a tutto tondo che ti permette di poter fare la fase difensiva e la fase offensiva con la stessa intensità e qualità, come nel mio caso faccio fare a Capdevilla, terzino mio di sinistra. A destra invece abbiamo bisogno di un giocatore che ha un po' più di compiti difensivi, ma che comunque, se chiamato in causa, non disdegna anche qualche cavalcata lì davanti, nel caso del mio terzino destro, ovvero Walker. E questo poi iniziate a tenervelo in mente, perché andrete a capire poi la scelta delle diverse istruzioni sui singoli giocatori. Per quanto riguarda invece il centrocampo, e qui mi ci soffermerei, partiamo dai due centrocampisti centrali. Il loro ruolo è fondamentale. In questo caso deve essere una coppia assortita. Dobbiamo avere da un lato un giocatore che è più difensivo, come nel mio caso Vieira, perché è lui che, diciamo, deve tenere le redini un po' del filtro che viene fatto davanti alla difesa per evitare di farci prendere i difensori centrali, mentre al suo fianco dobbiamo avere un centrocampista box to box. Che cosa vuol dire? Che anche lui, come il mio terzino di sinistra, deve essere in grado di fare sia la fase offensiva che la fase difensiva con la stessa intensità. Quindi quali caratteristiche deve avere? Innanzitutto deve avere come work rate alto alto, perché quello gli permette di poter stare in attacco con la stessa presenza di quanto poi sarà in difesa. Quindi anche se perde palla o l'azione offensiva si va a risolvere nulla di fatto, lui ti è già rientrato in maniera automatica. Deve avere possibilmente 5 di piede debole, in maniera tale da saper toccare il pallone sia di destro che di sinistro, o comunque 4, requisito minimo, e magari anche da 4 skill in su, in maniera tale da poter fare un tacco-tacco, una crocchetta, insomma, proprio quelle skill basiche che ti permettono di poter guadagnare un po' di momentum offensivo in fase appunto di costruzione. Sugli esterni dobbiamo avere 2 giocatori che sono praticamente le nostre frecce, perché a loro sta il compito di andare a sgasare sulla fascia, creare superiorità numerica, non solo per quelli che sono gli inserimenti degli attaccanti, ma anche proprio per i centrocampisti, che diventano una parte attiva della nostra azione e ci permettono di poter fare superiorità numerica, quasi come se poi in fase offensiva quei giocatori lì davanti si andassero a schierare un po' ad albero di Natale con uno dei centrocampisti che diventa perno centrale, e vi assicuro che è fondamentale perché vi crea sempre superiorità all'interno dell'area di rigore. Quindi anche qua parliamo di giocatori che devono essere molto veloci, avere possibilmente 5 skill per poter fare solo la più scoopturno, insomma tutte quelle skill che ci tornano comodo, e almeno 4 piede debole per poter finalizzare bene con il proprio piede e in maniera comunque discreta con il piede debole. Quante 2 attaccanti? In questo caso facciamo riferimento a 2 tier, perché devono essere 2 giocatori forti fisicamente, magari uno dei due anche abbastanza alto in maniera tale da poter prendere palla di testa e fare le sponde per il compagno che arriva, e soprattutto devono avere un gran pass. Quindi
si preferisce ovviamente un attaccante che sia lengthy, come nel mio caso Haaland, il Toti, oppure Cantona nella versione mid, io quella baby lì non scambiabile un po' la rimpiango, di modo che quando puntate l'avversario magari in 1v1 con il doppio passo, gli fate arrivederci con la manina, oppure anche sui lanci non vi riescono a più recuperare. Quindi questo per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori che noi andiamo ad impiegare in questo tipo di formazione. Ovviamente devono essere necessariamente questi giocatori qua, ma come caratteristiche fate riferimento e poi declinatele per la vostra fascia di crediti. Perché se io lì ci ho messo un Haaland che costa 4 milioni, non è detto che senza non funziona, perché vi ripeto, con un Cantona mid ve la portate a casa, con un Mbappé ve la portate a casa, non devono essere per forza proprio precisi, spiccicati questi giocatori qua. Sulle tattiche invece, veniamo alla parte succulenta che so vi interessa maggiormente, andiamo a mettere un 35 di ampiezza in fase difensiva, perché visto che la formazione è già abbastanza larga di suo, copre molto bene il campo per evitare che si vengano a creare distanze tra i reparti e buchi tra le linee, cerco di tenere abbastanza stretti i nostri giocatori in fase di non possesso. Per quanto riguarda la profondità, invece mi fermo su un step prima a quello che è l'assetto un po' più offensivo, perché vedete, da 70, dove ci dice adotta un assetto bilanciato della fase di non possesso per mantenere il baricentro della squadra in mezzo al campo e vincere lo scontro a centrocampo, se passiamo a 71 ci dice fai salire la squadra e la tua linea difensiva giocherà più alta e sarà vulnerabile ai lanci dal retrovia. Questo perché? Perché con questo tipo di formazione mi piace essere attaccato, mi piace difendere un po' più basso per imbastire poi con calma, con i miei tempi, l'azione offensiva. E poi su questo ci arriviamo anche sulle istruzioni, perché ci ricolleghiamo. Costruzione della manovra equilibrato, creazione delle occasioni, passaggi diretti. Questo diciamo è un leitmotiv che ritorna negli ultimi anni, passaggi diretti fortissimo. Ampiezza 40, stesso discorso per quanto vi dicevo prima, modulo già abbastanza largo per far sì che quei giocatori lì davanti si ritrovino vicini e possano scambiare e incidere, preferisco stringere. Giocatori in area 7 per favorire gli inserimenti, soprattutto degli esterni e del centrocampista che arriva da dietro. Angoli e punizioni 2-2. Per quanto riguarda le istruzioni invece, chiaramente sui difensori centrali nulla. Sul terzino un po' più tecnico, all out, quindi partecipa all'attacco e sovrapponiti, di modo che diventa praticamente uomo in più nella manovra offensiva. Dall'altro lato invece, resta dietro in attacco, ma sovrapponiti. Sovrapponiti non significa che questo si andrà ad inserire, ma semplicemente che quando lo farà, avrà un tipo di inserimento esterno piuttosto che interno, quindi andrà a dare più fastidio ai difensori avversari. Poi, per quanto riguarda il centrocampista di destra, ovvero nel mio caso quello più difensivo, Vieira, Adivamet resta dietro in attacco e copre al centro. Per quanto riguarda invece Kevin De Bruyne, quindi il mio centrocampista più offensivo, lì immaginateci Pogba, insomma, chi vi pare, andiamo a mettere attacco equilibrato ed esclusivamente copri al centro. Questo vuol dire che quando lo voglio far salire lui sarà libero di muoversi e supportare la manovra offensiva. Sui due esterni non ci andiamo a mettere praticamente nulla, solamente rientra in difesa. Questo per far sì che se andiamo a perdere palla magari con un centrocampista, le nostre due ali andranno a ripiegare in automatico, a ricompattare la linea di centrocampo senza doverci per forza chiamare allo switch, perché magari stiamo coprendo con un centrocampista, andando a switchare su un esterno ci perdiamo la traccia di passaggio in mezzo al campo. Per quanto riguarda le due punte, invece, stesso discorso, abbastanza basic, rientra in difesa per dare una mano e rimani centrale, quindi non vado a inserire l'inserisciti alle spalle, né per gli attaccanti né per gli esterni, e questo è fondamentale perché in questo modulo qua voglio essere completamente padrone io del mio gioco e gestire gli inserimenti in maniera manuale. Quindi quando voglio far scattare un esterno mi chiamo l'1-2, quando voglio far scattare la punta schiaccio l'L1 per mandarlo in profondità, se voglio far partire Messi schiaccio l'L1, se con la palla ce l'ho con l'esterno voglio far partire il centrocampista schiaccio l'L1, quindi sono io che schiacciando l'L1 chiamo il movimento dei miei giocatori e non lo faccio fare in automatico per evitare che si scollino tra di loro i reparti e non riesca più ad essere efficace in fase offensiva. Ragazzi, per questo video di tattiche è tutto, fatemi sapere nei commenti se le proverete e soprattutto se una volta provate vi ci trovate bene.
In descrizione vi ricordo che c'è la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni, dalla mattina fino al primo pomeriggio. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Sono Ari Beroschi. Ciao.